Carissimi amici di Inglorious Glowbuster, un gradito ritorno nei nostri studi, si fa per dire, perché in realtà siamo ognuno a casa sua e il nostro ospite nel suo ufficio, ed è Pierangelo De Cisi, protagonista indimenticato di due video, e vicepresidente di ANFIA, che è l'associazione vicepresidente componentistica, per essere precisi, di ANFIA, che è l'associazione nazionale della filiera dell'industria automobilistica. Praticamente tutto ciò che non è motore, dai fari ai sedili, ai vari pezzi interni ed esterni. I motori. Motori che non sono motori, non è carrozzeria, ecco, mettiamola così. E lui ha scritto il 13 dicembre, giorno di Santa Lucia, un articolo sul Corriere Economia. Questo articolo parlava di una tempesta perfetta che si è abbattuta sull'industria automobilistica, in particolare su quella italiana. Allora, caro Pierangelo, quali sono gli ingredienti di questa tempesta perfetta? Quali sono le intemperie che causano i venti? Quali sono i fattori meteorologici, per usare un'analogia, che stanno creando questa situazione di sconquasso? Guarda, l'opinione che mi piacerebbe condividere anche con voi è la complessità della situazione. Viviamo, questo è inutile ripeterlo, in una situazione pandemica che non è chiara, viviamo in una situazione dove la geopolitica sta per incidere molto nelle fasi dell'economia ed è stata accentuata, o meglio, resa ancora più visibile dalla gestione della pandemia. Alberto ci può confermare, la Cina è sempre stata in lockdown. Cosa vuol dire lockdown? Vuol dire che loro si muovono, ma all'esterno del paese non si entra, non si esce, se non con delle difficoltà pazzesche. E questo quindi vuol dire anche merci che con difficoltà vengono facilmente, come era una volta, esportate. Ci sono una serie di problemi che poi andremo ad analizzare. La mancanza di energia elettrica per parecchi giorni alla settimana, quindi molte imprese non riescono a produrre a sufficienza ed esportare verso i mercati i loro clienti, tra cui anche l'Europa, tra cui anche la componentistica automotive. Allora, quindi primo fattore, pandemia, che abbraccia il lockdown in Cina, sì, e questi continui disruption della produzione in Cina che impattano su tutta la logistica e la catena del valore. Assolutamente. Questo primo fattore. A questo mettiamoci anche una situazione. L'altra volta parlavamo, quando io vi dicevo, sapete, ci sarà un aumento delle materie prime, ci sarà una crescita dell'inflazione che addirittura potrebbe arrestare, diciamo, dei punti di PIL. Mi prendevate per pazzo? No, questo lo sapevo, questo no. Pazzo non sono, ma noi 7 mesi fa avevamo detto che la situazione di shortage delle materie prime, la situazione di incremento pazzesco dei prezzi, che si va anche a unire al fatto che anche se li volessi comprare non li trovo. Esatto. E se li trovo, ne trovo pochi, e se ne trovo pochi li trovo a dei prezzi pazzeschi. C'era Alberto che ci snocciolava rame, materie prime, complete. Confermo tutto, anzi, situazione è sempre peggio. A questo mettiamoci anche delle situazioni, e prendiamo anche il coraggio di dirlo, quindi da industriale devo anche ammetterlo, alcuni di noi, o comunque i megatrend che ci hanno governato e hanno portato alla delocalizzazione di alcune produzioni, ci hanno messo in difficoltà, perché se guardiamo alcune
costruttori coreani o alcuni costruttori indiani non hanno avuto il problema dello shortage famoso dei microchip. Sapete che non ci sono più microchip e quindi le fabbriche automobilistiche sono chiuse. E di ieri l'annuncio di Toyota che ha chiuso 5 stabilimenti in Giappone perché non riesce ad avere sufficienza microchip. Ma perché questo? Perché se vogliamo dare dei dati, nel 2010 il 46% della produzione mondiale di microchip era fatta in Europa, nel 2021 siamo arrivati al 6%. Eppure è aumentata la produzione di microchip. Le scelte sono state quelle di localizzarle, ma addirittura di localizzarle in un unico luogo. Pensate che la Taiwan, la TSMC, Semiconductor Manufacturing Company, perfetto, produce più del 50% mondiale dei microchip che servono nel mondo, quindi dai computer alle sveglie ai giocattoli a certe situazioni. Anche questo è un aspetto importante, perché questi microchip mancano, il fornitore dice che è aumentata la domanda e alcuni settori avevano annullato gli ordini durante la pandemia, i cosiddetti take or pay, ossia se tu mi ordini e mi canalizzi, mi prenoti delle capacità produttive, se poi a un certo punto arriva una lettera dicendo oddio, sono fermo, ferma tutto, io li uso per altri, a meno che tu dici no, io li compro lo stesso, o se non li compro almeno li pago e quindi tengo i miei canali futuri sempre in tensione, cioè sempre programmati, sempre con dei diritti. E ovviamente le case automobilistiche, non sapendo come si doveva reagire, hanno lasciato questi slot. Adesso recuperarli è difficile e abbiamo la maggioranza delle case automobilistiche non coreane, ma come vediamo c'è Toyota tra i giapponesi, quindi molte anche non solo europee ma anche giapponesi che hanno dei problemi. Cosa vuol dire? Semplicemente non si possono fare le macchine, si era arrivato addirittura a fare automobili di grandissima gamma, anche tedesche, e dare le automobili con una sola chiave, promettendo la seconda chiave di scorta in tempi migliori. Spedita a casa, altrimenti dovevano fare una macchina sola se avevano la possibilità. Cioè, capite bene? Quindi, ok, il secondo... Il secondo punto è la carenza di materie prime e di alcune componenti cruciali nella produzione, la cui supply chain è stata fortemente, diciamo così, compromessa dallo shock dei lockdown, della pandemia, eccetera. Quindi... Questo è un altro piccolo fatto che è enorme, ma in alcuni casi addirittura non si riesce, se ci fosse per assurdo il microchip non si riesce ad avere alcune componentistiche perché alcuni prodotti non vengono garantiti e quindi non hai, anche lì fermi le linee perché non hai i componenti. Poi attenzione, questi componenti vanno portati, dando per scontato che gli slot aerei dei cargo sono già tutti opzionati, perché molti che possono permettersi di reagire in un certo modo hanno già prenotato certi slot. Pensate, faccio un esempio veramente stupido, immaginate quanti milioni di macchine del caffè durante il lockdown venivano fatti, c'è il microchip, erano stati presi momentaneamente dal settore auto, immaginiamoci questo come film, hanno fatto milioni di macchinette del caffè, che sono ovviamente tutte elettroniche. Che cosa succede? Succede che questo trend ha tenuto e quindi loro hanno mantenuto gli assorbimenti che prima erano in sostituzione. Oggi sono andati a sovrastare, a superare gli approvvigionamenti precedenti e quindi i costruttori dicono ma io li ho già venduti ad altri che me ne hanno anche pagati, tu aspetti. Allora, voi immaginatevi questa cosa, ma immaginatevela la cosa più divertente, che è a Taiwan. Un certo Xi Jinping, anche qui Alberto
potrebbe aiutarci, ha dichiarato, cos'è, un mese e mezzo fa, che questa questione di Taiwan va risolta. È un anno che va dicendo questo, altro che un mese fa. Però l'ha ufficializzato al congresso del partito. Al comitato centrale, per essere precisi. Immaginatevi come sono tutti tranquilli. Cioè, immaginatevi cosa potrebbe capitare che il 50-55% è prodotto a Taiwan, il 30-35% in Cina, il resto frattaglie nel sud-est asiatico, il 6% in Europa è più o meno un equivalente negli Stati Uniti, o poco di più. E immaginatevi se Biden, come era avvenuto per Trump su certe cose, sull'acciaio, non so se vi ricordate, a un certo punto dice, ah no, brutto puzzone, tu non devi andare a Taiwan, perché se no io ti metto degli embarghi, ti metto delle cose. Immaginatevi il disastro, cioè la produzione mondiale di tutto ciò che consumiamo viene fatta lì. Non voglio fare quello che in questo momento scopre delle cose, eccetera, eccetera. Probabilmente ne siamo un po' stati tutti partecipi e questo bisogna, prima cosa, iniziarlo ad ammettere. Qualcuno deve iniziare ad ammettere che là non è che hanno costruito degli impianti e sono venuti a comprare il mercato, ma sono aziende occidentali che hanno deciso di dislocare là dei cuori tecnologici. Perché? Perché non c'erano rischi, non erano il cosiddetto cigno verde, ossia i rischi ambientali o pandemici particolari, non erano neanche presi in considerazione e quindi, ma sì, tanto non è un problema, abbiamo gli stock, i viaggianti... Però, scusami un attimo, Piano, questo è un fatto interessante. Ma non è finita. No, ma un attimo solo. Perché un produttore di chip europeo è andato a Taiwan, aveva una convenienza di prezzo, c'era un problema di regolamentazione, perché sai, dici vabbè, vado a delocalizzare la produzione, guarda, che ne devo so, essere sincero, a basso valore aggiunto, posso, esatto, pure capire. Devo essere sincero, io non ho la più pallida idea, cioè, un prodotto mio che ha delle lavorazioni, ha delle cose, io magari posso anche immaginare che il costo... Quei prodotti lì che hanno delle marginalità di un certo tipo e delle altre criticità di un certo tipo, credo che siano stati delocalizzati perché sono più efficienti a Taiwan, perché hanno meno tasse, perché hanno meno sindacati, perché ci sono i governi che rompono meno le scatole. Quindi non è che sia... Io sotto questo aspetto non so rispondere. Ammetto, io penso che qualcuno... Non voglio neanche metterla sulla cacciara o sulla polemica, anche, no, se, ho capito, però. Anche se tu hai ragione, perché comunque in questo momento è snocciolare il problema più che dare delle accuse, perché il problema che sto per raccontarvi, cioè la tempesta perfetta, è quello che poi vediamo. Però adesso andiamo avanti. Abbiamo trovato il nostro microchip, perché li abbiamo trovati, immaginalo, no? Quindi ci siamo raccontati adesso delle cose veramente assurde e dobbiamo mandarlo al porto. Il porto è chiuso, siamo riusciti comunque a trovare questo microchip, malgrado che due giorni alla settimana, lo sapete qual è tutta la polemica del carbone, della... aiutami Alberto, che lo compro dall'Australia, hanno messo in barco, eccetera, eccetera, non arriva il carbone, cosa fa il governo cinese? Stacca le centrali, quindi non puoi usare gli ascensori, non puoi usare delle cose, e va bene, hai creato dei problemi enormi, ma anche le fabbriche, quindi se non c'è energia elettrica, queste fabbriche qua specialmente si fermano, quindi lavorano solo 3 giorni alla settimana. Perché? Perché c'è stato uno shortage di energia, questo è sui giornali, è stato detto, quindi anche se tu mi porti la roba al porto e non funzionano i carri ponte, quel giorno non te la caricano, ammesso che abbiano avuto l'energia per produrtela. E poi c'è un problema, mancano i noli. Noi parliamo tutti del 18 piedi che da $1,400 è diventato 8, 9, 10.000 dollari, e già lo dicevamo qualche mese fa, sarebbe stato un problema. Il problema c'è stato. Poi se pensi anche ad una barca, una mega nave che blocca
lo stretto di Suez per 8-9 giorni, che ha ritardato approvvigionamenti, ha ritardato tutto, ma ha anche ritardato il ritorno dei vuoti. Perché voi dovete sapere che quando spedisco un container non è che poi mi ritorna il vuoto come la cassetta dell'acqua minerale. Aspettano che si riempiano con un container equivalente. Ma se arrivano le cose e qua l'economia era ferma e aveva dei problemi e non stava né consumando, quindi non svuotano i container, ma li stava neanche spedendo, oggi ci troviamo che in certe parti del mondo abbiamo container, in certe parti del mondo non spediamo perché i container non ci sono. Allora, tutto questo casino sta facendo che cosa? Sta facendo che non è più programmabile la spedizione, non ci sono più giorni fissi, ma ci sono delle situazioni in cui tu spedisci quando puoi, ammesso che ti convenga spedire. Una nota casa di giocattoli hanno fatto tutta una serie di programmazione per Natale e aveva previsto un certo numero di container. Immaginate che il budget era 10 milioni di euro. A settembre non ha fatto partire i container perché costavano 90 milioni di euro. Quindi che cosa ha fatto? Ha dovuto prendere quei giocattoli, piazzarli a livello locale, ok? Rientrare con un markup di un certo tipo, pagare delle penali, ok? Perché se no, se avesse portato quella produzione qua, sarebbe fallita la società o sarebbe stata... Potrebbe andare in perdita forte. Perché... Assolutamente non conveniente. E allora abbiamo detto, le navi, ammesso che ci sono, non ci sono, i container ci sono, non ci sono, non c'è tempistica, ecco perché c'è questo shortage di materie prime. Io, pensate che non ricordo chi l'ha detto in questi giorni, se è stato un grosso produttore di panettoni e di vini che dice non abbiamo bottiglie, non abbiamo la carta per far lievitare il panettone prima di cuocerlo in forno. Conosco amici che hanno tipografie che non hanno potuto evadere la richiesta di calendari perché non c'è carta. Vabbè, i magazzini con gli smartphone che la gente usa ancora i calendari, però voglio dire, hai ragione. Non ci stiamo rendendo conto della gravità delle cose, se poi si sconfinassero, okay. Ma pensate a questo, quindi immaginatevi che non ci sono i microchip, non c'è sicurezza di materie prime. Le materie prime e i costi hanno preso dei prezzi talmente alti che i clienti, neanche gli stessi costruttori hanno forse riconosciuto qualcosa nell'aumento degli acciai, ma perché fanno dei contratti diretti con le acciaierie. Ma su certi polimeri, certe componentistica, oltretutto sono quasi chiusi e di conseguenza dicono, vabbè, se non mi vuoi fornire, tanto sono già chiuso, e non riconoscono ai fornitori, i quali non possono riconoscere ad altri fornitori, degli aumenti, ma parliamo di aumenti che fanno la differenza tra tenere aperto e chiudere in forte perdita. Allora, tutte queste cose, oltre che impattare sull'inflazione a livello nominale, a livello reale, oltre che impattare sull'inflazione anche sul fatto che tu, quello che trovi nei magazzini non solo costa più caro, ma trovi quello che trovi. Cerco oggi un computer o un telefono di un certo tipo che ti possa servire per il lavoro, certo? Non lo trovi. Ok? Se stai facendo il 110%, aspetti 7, 8, 10 mesi le finestre o certe, perché non ce n'è. Ma non è che non ce n'è perché tutti cambiano le finestre. Quello che la gente non capisce è che non ci sono le materie prime in flusso costante per poter alimentare la catena di produzione, che è abbastanza ancora flessibile, è vero che è aumentata, ma la capacità installata c'è. Qui stiamo parlando di cose che purtroppo non ci sono per fare girare gli impianti. Allora la domanda era, prima o poi questa roba impatterà bene anche sul PIL, e sta arrivando questo. Quindi
Abbiamo sicuramente come sistema tutti sottovalutato il fatto della ripresa post-pandemia, ma è sicuramente inficiata da quello che sarebbe stato reale, perché vi faccio un esempio. Le automobili sono vendute e non consegnate. È la prima volta che le case automobilistiche hanno portafogli di ordini che non evadono, perché non hanno i componenti per farlo. Allora, se voi prendete atto che la componentistica italiana produce 44 miliardi e genera degli effetti positivi di esportazione, sto parlando 44 miliardi di esportazione, siamo a una differenza positiva tra esporti e importi, ok? Quindi nel bilancio siamo contributori attivi, nella bilancia dei pagamenti, perché esportatori attivi, cioè esportiamo di più di quello che importiamo. Tasse, i dipendenti, che abbiamo finito la cassa integrazione, ma anche qui l'assurdo, non perché siamo in crisi, ma perché non abbiamo i pezzi da lavorare sulle macchine che avremmo già vendute. E poi a tutto questo ci mettiamo l'elettrificazione, ci mettiamo lo scombussolamento un po' non più razionale di certe decisioni politiche, per esempio quella del 2035, del 2050, dove al 2035 non si possono più vendere i motori endotermici. Perché? Chi ha deciso politicamente che nulla si potrebbe fare per rendere quel motore lì, con altri sistemi, idrogeno o gli ibridi, molto più efficace che il disastro che farà l'elettrificazione? Pensate, il nostro presidente Scudieri più di una volta ha detto: c'è oltre 100 miliardi di denaro privato, verrà investito in Europa per metterci in condizioni di produrre ciò che serve perché le macchine siano elettriche, senza contare di quante miliardi di pubblico solo per mettere le spine per le strade, perché nessuno, e quelli sono soldi nostri che ovviamente faremo a debito e dovremo ripagare, per correggere lo 0,8% dell'impatto che questa correzione avrebbe sulla CO2 a livello mondiale. No, ma questo tu hai perfettamente, ne abbiamo già parlato bene, in altre occasioni. È questo che... Aspetta, solo questa misura fa sì che ci siano minimo 600.000 persone in Europa che perderanno il posto del lavoro, perché qualcuno su Facebook ha creato movimenti per dire che quello è il male, e quindi 600.000 persone andranno a casa nei prossimi anni, perché non ci saranno più i motori endotermici, che inquinano molto meno di un'autovettura elettrica, se facciamo il bilancio. Ma in ogni caso, per ridurre l'inquinamento reale che le nostre automobili fanno, ricordatevi che abbiamo un parco circolante di 1.200.000.000 di automobili nel mondo. Se togliamo gli Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5, noi portiamo un vantaggio molto maggiore che avere il 10, 15, 20% di auto elettriche. Cioè, ma ci rendiamo conto, con dei risparmi di miliardi in opere infrastrutturali che potremmo già solo mettere nel sistema del trasporto pubblico, piuttosto che del riscaldamento delle case pubbliche, private e delle aziende, che impattano molto di più e costerebbe molto meno mettere a posto con delle efficienze dirette, invece che fare una teoria di mettere tante spine per le strade. E poi come facciamo l'energia elettrica? Allora, se qualcuno dice, come Cingolani, un nucleare intelligente serve, ah no, il nucleare no, beh, allora comunque qualcuno, il carburante, che sia liquido, che sia solido, che sia gassoso, o che sia elettrico, lo deve ben generare. E come lo genera? Cioè, adesso tutti i movimenti populisti che hanno preso quella parte credibile della storia e hanno tolto alla storia tutte quelle che erano le variabili su cui si poteva migliorare, portando degli effetti reali,
ma senza farlo di pancia, ma con la ragione, anzi aumentando gli effetti di riduzione di CO2, no, per partito preso, su Facebook, comitati, tutte queste cose, la politica non ha governato ovviamente nulla, l'industria ha fatto di tutto per farsi del male, vedi anche la globalizzazione o quant'altro, e adesso veramente siamo in un momento disastroso dove più nessuno ci capisce niente, tutti hanno paura a prendere decisioni perché potrebbero generare delle situazioni complesse in un momento elettorale, e allora è meglio. No, posso fare un piccolo appunto. Allora, che ci siano i comitati su Facebook, le farneticazioni su Twitter, le associazioni varie, è un dato di fatto. Però io noto che in Italia ci sono la stampa, che è di proprietà di chi? Della Fiat, o meglio, della famiglia Agnelli. Repubblica, di chi è proprietà? Della famiglia Agnelli. C'è il Sole 24 Ore, di chi è proprietà? Della Confindustria. Ma come mai questi organi di stampa non sono in grado di fare un discorso serio e hanno al loro servizio quattro babbioni che vanno appresso a Greta? Però dobbiamo dirle queste cose, giusto? Però guarda, perché se no va bene non voler fare polemiche, però devo modificare il mio sottopancia. Ho detto che erano decisi. No, ma lo dico io, non voglio allora, dirlo vengo, a te. Faccio un appunto. Voglio sono dire, anche cattivo anch'io. Se ci ho scritto Anfia, l'unica cosa che ti posso dire è che non devo andare comunque a dare responsabilità ad altri. Perché no, ho capito, ma gliele voglio dare io. Ma è mai possibile che... responsabilità della politica... ci sono, come anche dell'industria, poi e dell'informazione, però dal 2013 ho fatto delle battaglie dove ho detto che questa Confindustria non funziona, l'ho detto, ma per un semplice modo: se riunisci tutti non rappresenti nessuno, e ti ricordi che io feci la proposta di inserire in Confindustria l'ABI, perché pure loro sono imprese, e quindi perché tenerle fuori da Confindustria? Cioè, cosa voglio dire? La manifattura, l'industria non ha gli stessi problemi del commercio, dei servizi, e tantomeno dell'Eni, Enel, che loro, male che vada, io ho il problema di dover aumentare il prezzo ai miei clienti che non vogliono ricevere questo aumento, e io non sono in grado di produrre. Eni, Enel se ne fregano, tanto il cliente e il consumatore, e loro i loro bilanci li aggiustano. Allora, capisci che non puoi avere la fede al trasporto pubblico all'interno di Confindustria. Chi è che rappresenta Confindustria? Tutti, e quindi non è più autorevole e non rappresenta nessuno. Quindi abbi pazienza, 24 ore è meglio che faccia la trasmissione La Zanzara, così gli mettono meno soldi per ripianare le perdite, invece che dire costi o non costi. Se ho una parrocchia, faccio il giornaletto parrocchiale, voglio che le cose che vengano comunicate sono le cose che penso. Se invece devo fare un'operazione editoriale a 360 gradi e non sono neanche più in grado di comunicare le mie cose, cioè, non ha più ruolo Confindustria. Confindustria è la rappresentanza del nulla. Bonomi è anche una brava persona, ma non può rappresentare gli interessi di qualcuno, se no altri si arrabbiano, allora va a raccontare che l'unico problema è il cuneo fiscale. Sono tutti d'accordo, ma come dire, buttiamola su un problema irrisolvibile, così facciamo vedere che diciamo qualcosa. Quindi questo è un problema complesso. Parliamo di un settore industriale che oggi dà da mangiare a 1.200.000 persone, che in Europa è una grande, è foriere dello sviluppo e come settore industriale che ha maggior occupazione, perché Amazon ne ha molta meno, anche se guadagna molta di più. Quindi parliamo di quello che sta succedendo. Parliamo anche di un'altra cosa, diciamo qual è il danno dell'ultimo semestre
su un anno intero, 7 milioni e 7 di veicoli in meno e 183 miliardi, questo lo dice Alex Parner, non lo dico io, di fatturato in meno nel settore automobilistico, quindi è evaporato un grande costruttore, e se lo mettiamo sulla filiera vale circa 700 miliardi. Guardate che sono scoppiate guerre per molto meno. Allora, io non dico che scoppierà mai una guerra, io dico che questa è già una guerra. E qui veramente mi vorrei tacere perché, caro Forchielli, su questi dati, tu che sei un esperto di Cina, Asia e quant'altro, cioè qui veramente ora reinventiamo il sistema industriale, compreso anche il fatto che ci siamo resi conto che inquina il trasporto o quant'altro, proviamo a riconcentrare per continenti e per luoghi omogenei anche nell'approvvigionamento, se questo è quello che serve, ma non buttiamo a mare tutte le scelte possibili per andare in mano ai cinesi che ci fanno le batterie. Quindi non sappiamo come le fanno, con quali materiali le fanno, con quale come qualità di estrazione, anche di rispetto, tutto quello che volete. Io sono paragonato a loro nei miei Corporate Social Responsibility Report, però io ovviamente bambini non ne uso, loro hanno il disco verde, magari in Africa tirano via le materie rare usando i bambini, e però l'elettrico che si fonda su quello va bene. È vero, lo sappiamo anche per loro, quindi non regaliamo un anello alla nostra fidanzata o ai nostri figli o ai nostri genitori. Però se dobbiamo veramente ripartire rifondando dei principi, a questo punto rivediamoli in modo omogeneo e andiamo sulle soluzioni migliori che Anfia propone. Per esempio, una transizione graduale, però mettendo a massima fattor comune subito le migliori tecnologie. E nell'automobile, se tu usi dei motori di ultimissima generazione e togli 15-20 milioni di auto col parco circolante, ottieni molto di più che far viaggiare anche tutte auto elettriche. Poi pensiamo a come togliere il carburante e sostituirlo magari con altri carburanti, ma lo facciamo progressivamente. Quindi, Pierangelo, questa storia di bloccare le di non produrre più auto entro termine al 2035 è micidiale per te? No, non è micidiale per me, per assurdo, perché io faccio l'allestimento interno, quindi che sia un'auto elettrica, che sia un'auto endotermica. Però per la nostra filiera invece, quindi come Anfia, ti dico che è micidiale, perché i dati che abbiamo tirato fuori, ripeto, sono su 161.000 addetti, no? Che valgono 44 miliardi di euro fatturato complessivo, ne perderemo 52 mila. E ricordatevi sempre che l'auto è la catena più lunga nel valore aggiunto di impiego di risorse umane. Il software si fa in un certo modo, il commercio si fa in un certo modo. L'automobile è produrre in tanti, tutti assieme, contemporaneamente, prodotti più che servizi. Quindi è reale occupazione. Ti è chiaro che così facendo si va completamente in mano alla Cina, vero? Si va o siamo già? Si va sempre di più in mano alla Cina. O siamo già? Siamo già, ma sull'automobile no. Come no? E se non mi dai quei cosini grossi così, che si chiamano microchip, io le macchine... Quello è Taiwan. No, c'è anche Cina. Taiwan ha solo il 60% del mercato. Ma c'è anche... Poi ci sta la Corea, voglio dire, certo, sono il 20%. Ho capito, quindi non è che la Cina produce per il mercato suo interno. Io non penso che Volkswagen vada a comprare Jeep in Cina o non in misura significativa. Cosa? Magari Volkswagen o altre case automobilistiche che avevano aperto joint venture in Cina, magari avevano fatto proprio dei contratti quadro e dire vabbè, compro non solo per il mio stabilimento ma anche per l'Europa, per gli Stati Uniti, perché si fanno contratti
commerciali, si fanno scelte commerciali. Quindi Taiwan credo sia molto di più verso l'elettronica di consumo, e la Cina, poiché ospitava questi conglomerati, in ogni caso i microchip non ci sono, quella è la regione, e comunque sono interconnesse da situazioni geopolitiche che non creano stabilità. Ma quindi tu la vedi come, cioè, è possibile ripensare la decisione così assunta su in base a fattori emotivi? Cioè, c'è una capacità, diciamo, di influenzare i decision makers e di guardare a questi fenomeni con maggiore freddezza? Guarda, perché fammi dire due cose, una in cui credo, una in cui ti devo invece rispondere. Quella in cui credo, guarda, se i bonus, quindi se domani Forchielli a Boston tiene una lezione dicendo che i bonus devono essere pagati solo se i benefici sono di medio periodo e non di breve periodo, probabilmente dopo la scoppola di queste nuove situazioni che trasformano in tempeste perfette situazioni che non erano neanche prevedibili prima, o erano assolutamente, sicuramente qualcuno di testa dice: ma se mai un domani fosse un trend avere di queste situazioni, magari investo nel lungo periodo, per io essere l'unico, come fanno i coreani che producono in Europa ma importano i loro chip dalla Corea, che non stanno fermi, hanno fatto più 40%, alcune case coreane di cui non faccio il nome. Ma tolto e sono case che producono mass production, non veicoli di nicchia. Come me lo dici tu, sicuramente bisogna cercare di fare dei ragionamenti di questo genere. Un'azienda sicuramente può avere l'interesse a guadagnare, però nel momento in cui non entra in una logica di protezione anche della situazione, nel momento in cui le cose vanno male, non deve essere aiutata dallo Stato. È una cosa forte quella che sto dicendo, magari in Anfia anche mi uccideranno, ma dopo 9 anni che sono il vicepresidente della componentistica, allora me ne posso anche fare una ragione. Però ha un fondo di verità quello che sto dicendo, ossia una corretta interlocuzione tra le strategie pubbliche e le scelte private andrebbero fatte. Quindi cosa vuol dire? Ok, io sono sufficientemente avvezzo al rischio e ho bisogno di tenere i prezzi bassi, però non faccio il 100% della produzione là. Mi preparo ad avere il 30% della produzione qua, perché comunque gli impatti riesco a gestirlo in modo diverso e non subirli in modo negativo, ripeto, facendo stare le persone a casa. Poi le fabbriche sono chiuse, ragazzi, questo è l'assurdo che non riusciamo a comunicare. Secondo me sei a rischio anche tu con questo spostamento sull'auto elettrica. Mi sto toccando. Sì, perché io prevedo che la Cina diventerà di gran lunga il più grande produttore di auto. Assicuro, ma probabilmente tutto questo è anche quello che dovrà capitare, perché giustamente se nessuno ha il coraggio di affrontare queste problematiche e darne una soluzione, e tutti saranno disponibili a volere quel tipo di prodotto, accettare che venga comprato prodotto da qualsiasi parte del mondo, va bene. Tu li hai viste le auto elettriche cinesi? Quelli che sono molto carine. Sono molto carine. Sì. Oltretutto oltretutto vendono in Europa a prezzi bassissimi già. Certo. Io ricordo una sera a Nanjing, ero ospite di un'azienda che produce componenti auto, ovviamente, e ricordo che una sera sul tardi, in questi controviali dove passano fiumi
di motociclette, c'erano fiumi di motociclette tutti con le luci spente. Io dissi, ma che è successo? Sono motorini elettrici, hanno bruciato tutti la cosa? No, sai, è che se per caso accendono la luce c'è il rischio che non arrivino a casa. No, ma infatti quando stai in Cina devi stare attento ad attraversare la strada, perché i motorini elettrici non si sentono, non hanno le luci accese, per cui tu, no, se non guardi bene a 360 gradi, arriva uno e ti passa addosso. No, Pierangelo, voglio che ti sia chiaro che sei a rischio anche tu, capito? No, ma perché le macchine cinesi, già loro c'hanno un cost advantage. Più non hanno il disadvantage sulla tecnologia endotermica, più hanno un lock sulle materie prime, sul supply chain delle batterie, quindi produrranno auto molto economiche che i produttori occidentali non saranno in grado di produrre. Appunto, mi preoccupa e fammi fare per un secondo l'arrogante per sostenere con forza invece il vero concetto che voglio dirti. Io probabilmente non avrò problemi, ma le migliaia di famiglie che lavorano nella mia azienda sì. Cioè, ripeto, misurate, non dovevo essere, volevo essere arrogante, ma perché dovevo far passare un altro messaggio. Il problema quindi è il futuro anche manifatturiero e lavorativo di questo paese, perché se non riusciamo a capire che comunque ancora in Italia... Sì, ma io non capisco perché abbiamo posto il limite del 2035 per le macchine endotermiche. Questa è una proposta di legge della Commissione che deve essere votata ancora dal Parlamento. Ah, ok. No, ma secondo te in questo momento qual è quel partito politico che dei 5 Stelle alla tutto l'arco costituzionale fino ad arrivare all'estremo opposto andrebbe a dire che è una stupidaggine? Ci sarebbe la rivolta su Facebook. Questi sono convinti di perdere il seggio elettorale. Scusa, di nuovo, ma mi preoccupa questo, perché è vero che deve essere ancora votata, ma siete convinti che i centinaia di parlamentari europei andranno a votare per fermare o fare delle proposte di neutralità tecnologica, di gradualità corretto, con delle proposte corrette? No, ma certo che, beh, dipende. Il politico, il parlamentare risponde alle sollecitazioni dell'opinione pubblica. È chiaro che se la Fiat finanzia i giornali che ogni volta che c'è una cagata di qualche... Non metterla su questo piano, perché la Fiat potrebbe finanziare i giornali che vuole. Le milioni di persone non ha scelto la Fiat. Allora, immaginiamoci che domani mattina Repubblica, Stampa e il 24 Ore dicano questo è tutta una stupidaggine, signori, dovete cambiare idea per questo motivo, qualcuno... la gente non compra Stampa e Repubblica. Ho capito, ma abbi pazienza, ci sono riusciti una banda di scappati di casa a fare un partito che ha preso il 30%, con un blog su internet, forse qualcosina dentro la testa di questi decision maker, degli industriali, dovrebbe cominciare a frullare. Cerchiamo di rimanere sul concetto del mio allarme della tempesta perfetta. No, ma l'allarme va benissimo. E dire che il cuoco ha sbagliato. Ok, buttiamo via un attimo sta pasta, mettiamo la pentola e facciamola secondo i sacchi. Sì, ma se tu non convinci la gente che la pasta è scotta, è chiaro che quelli non la butteranno mai via, diranno, ma quanto è buona. La battaglia si combatte nel forum dell'opinione pubblica, perché siamo in democrazia. Non è che tu premi il bottone e il governo sta a sentire i tuoi argomenti. Allora a questo punto io non ho voglia di dire quello dei giornali, ma perché è proprio un esempio che non c'entra niente. E va bene, ma non saranno i giornali, saranno le televisioni, sarà internet, sarà Facebook, sarà tutto quello che vuoi. Allora, a questo punto, se tutto deve diventare vax, no vax, termico, non termico, vabbè,
signori. Capito, ma cioè, capito, la politica delle mani nette. Ha ragione Forchielli, non c'è bisogno che la Cina ci conquisti, ci autodistruggiamo da soli. No, ma non è che volemo se bene e quelli vengono dalla tua parte. Tu dici volemo se bene e io queste fatto... cose... devi combattere, te la devi giocare questa cosa, mi dispiace ma è così, è l'idea che con la razionalità, con la gente si convince, è completamente sbagliata, perché la gente non si convince con argomenti di alta filosofia. Tutta questa storia in Europa, scusa, abbiamo solo raccolto numeri che noi tre avevamo avuto la capacità di prevedere parecchi mesi in anticipo. Oggi facciamo non altro che fare la fotografia, non capiterà, ma è capitato. Esatto. Oggi è storia, non è futuro. Noi stiamo raccontando un momento storico che è già nei conti, è già nelle cose. Lo vedremo a fine anno nei bilanci delle aziende e vedremo. E se questa roba durerà per tutto il 2022 come durerà, conteremo i morti, e i morti sono sempre la parte debole. Sì, sì, quelli vengono. Ma tutta questa ondata di deliri è partita da un fatto molto... Dieselgate. No, ma politicamente quelli che avevano fatto, diciamo, il danno hanno cercato di rilanciare dicendo che sono belli e bravi, scommettendo tutto su qualcosa di cui vi ricordo ancora oggi le gigafactory per fare l'elettrico sono delle officine praticamente artigianali perché non esistono. Cioè, oggi le vere gigafactory per fare quelle famose X milioni di veicoli che vogliamo produrre a partire dal 2025 non esistono, sono prati verdi, qualche autorizzazione immobiliare, qualche accordo di partenariato tecnico. Tranne Tesla, che ha un suo modello, non è il modello perfetto, è un suo modello, è un suo brevetto, una sua cosa, che ha dei pro e dei contro, ma il cui bilancio ambientale è identico agli altri, la cui fattibilità è più sostenibile o è più garantita di altri perché le ha costruite con dei, diciamo, dei tempi di anticipo rispetto al sistema, che questo, fino a che non è stato obbligato a doverlo seguire, non aveva creduto di doverlo seguire o anticipare. Perché? Perché si stava lavorando su un certo tipo di tecnologie di aumento della quantità di chilometri, quindi di meno energia per fare più chilometri, e uno storaggio che non fosse ad un impatto ambientale assolutamente, diciamo così, negativo già solo nella costruzione dell'accumulatore. E questo anche gli ambientalisti, non sono i pasdarani che dicono che non è vero. Gli ambientalisti reali, quelli che parlano con i documenti, sanno benissimo che costruire accumulatori genera un impatto di CO2 e ambientale molto maggiore al momento dell'utilizzo di carburanti tradizionali. Perché? Non l'ho detto io. Perché? Perché l'insieme di prodotti altamente, diciamo, energivori e energivori. No, energivori nel caricarlo, ma altamente scarsi per costruirlo. Pensate al litio, pensate a tutta una serie di terre rare che sono concentrate in Cina e in Africa e in alcune zone dell'Europa dove però non si è disponibili a sbancare, creare queste miniere, anche se fossero a cielo aperto, che comunque deturpano l'ambiente, e la lavorazione per l'estrazione di questi minerali ha un altissimo consumo di acqua, ma a livelli stratosferici, ok? Non è consentito. Questa è una scelta che poi posso trovare corretta o non corretta, è un dato di fatto. Pertanto noi dobbiamo importare da questi materiali dalla Cina
che sta ha negli anni preso l'Africa, tu ne hai sempre parlato Alberto, e quindi lei è in grado di estrarre, lavorare, ne ha la proprietà diretta o indiretta di questi materiali, quindi noi di fatto compreremo dalla Cina gli accumulatori. Le cosiddette pelle. Sì. No, vedi, diverso. Tu comprerai dalla Cina gli accumulatori, ma il concorrente cinese riuscirà a quegli accumulatori a un costo inferiore al tuo. Certo. Per cui di fatto le macchine le venderà lui. Certo. Ma dentro le macchine cinesi non ci metti i sedili prodotti a Grugliasco, ci metti i sedili prodotti in Cina. Tu lo sai che li producono realmente a Grugliasco, perché ti ho fatto vedere la fabbrica, non perché... Vabbè, comunque... No, ma per dire, cioè, quando... D'accordo, ma io vorrei sapere, se fosse una dialettica, io vi ho detto delle cose, voi mi avete... Alberto mi ha lanciato un allarme con una sentenza finale, ovviamente dettata dalla sua conoscenza, esperienza e capacità di visione. Ma qual è la responsabilità che abbiamo noi, oltre che aver denunciato questo, e forse nel tempo, ma l'ho detto all'inizio, aver accettato determinate condizioni che, aver fatto parte di quel trend di globalizzazione che era nato, quantomeno per l'industria italiana, prima e voluta dall'industria americana. Non è che noi siamo vergini, ma certo non l'abbiamo inventata noi, ci siamo accodati. Sì, questa è la nostra responsabilità. Abbiamo detto prima che era un modello sbagliato? No. Ma ormai è fatta, cioè non è che risolve il problema. Adesso, qual è la soluzione? Ormai è fatta, quindi... No, ma c'è una battaglia politica, perché è vero che l'innesco di tutte queste mattane è stato il Dieselgate, ma l'amplificatore è stata la vittoria dei Verdi alle elezioni politiche del 2019 in Germania. Sono tutti... Siete convinti che i Verdi... Sì, certo. ...con i liberali non troveranno... un'analisi logica? Ah, questo lo spero, ma ti dico che tutte il Green New Deal, la von der Leyen che diventa ambientalista, le centinaia di miliardi destinate alla transizione ecologica, sono tutti, perché ha una copertura politica fortissima a non dover dare aiuti di Stato diretti, ma indiretti, usando come scopo il legittima ambizione del cambiamento climatico e quindi delle azioni correttive al cambiamento climatico. Ma non è, ma qui altro che sussidi, questo è un delirio di ogni potenza che i governi stanno avendo. Perché chiaramente se tu devi modificare in 10 anni tutto un sistema economico, energetico e produttivo, lo può fare solo un governo che adotta metodi spicci e coercitivi, perché se aspetti che lo fa l'industria privata o comunque che lo fanno i meccanismi di mercato, non ce la fai in 10 anni, ma neanche in 20. Quindi questa teoria che bisogna cambiare tutto e che bisogna spazzar via tutto il vecchio per entrare nell'Arcadia della natura incontaminata è il nirvana di chi vuole che lo Stato diventi il Gosplan 2.0. Cioè non è solo l'industria automobilistica che viene... Pensavo di portare delle brutte notizie e trovare in voi un supporto. In realtà mi stai dicendo... No, ti sto dicendo che la battaglia la devi combattere. È molto più grande quello... Quindi non abbiamo speranze, ragazzi. No, le speranze ce le hai quando ti metti in gioco e combatti una battaglia nell'arena della pubblica opinione, perché è lì che poi alla fine...
vengono stabiliti i programmi, le priorità e la direzione di marcia. Perché se tu speri che in qualche modo qualcuno ti stia a sentire in qualche ministero o in qualche istituzione, è una battaglia persa. È tutto qua. Non è così, non è col lobbismo da corridoio che risolvi una situazione che è già ampiamente compromessa, perché instradata in una direzione da cui è difficile spostarla a chiacchiere. Devi mettere impegno, soldi, intelligenze, risorse, e allora puoi sperare di combattere una battaglia in modo efficace. Se no, così fai accademia, fai salotto. Questo è il mio messaggio a chi vuole ascoltare e a chi ha i mezzi, le capacità e diciamo le risorse per combattere quella battaglia e per arruolare l'esercito, perché non è che poi la combatti solo con i generali, la guerra, ti servono pure le truppe. Va bene, Pierangelo, abbiamo fatto una lunga chiacchierata e ricordiamo a coloro che ci hanno seguito finora di mettere un like se apprezzate quello che abbiamo detto, di iscrivervi al canale perché così ci aiutate a crescere, di commentare così ci date la possibilità. Risponderò anche personalmente. Ecco, di rispondere e di magari esaminare aspetti che ci sono sfuggiti. E a questo punto un abbraccio collettivo. Auguri di buone feste, o almeno di buon Natale, perché poi torneremo tra Natale e Capodanno con altre puntate, e un saluto a tutti e ai nostri, e al nostro graditissimo ospite in particolare. Ciao. Grazie. Ciao, tuttissimo ospite. Ciao. Grazie. Ciao.